Divino, perfetto come sempre. Grazie. Perfetto, sai cos'è perfetto? Questa sì. È perfetta, questa che ho in mano. Molto bene. Ecco. E con questo separiamo per sempre Flor da Massimo. Con una cassetta. Se tu potessi vedere al di là delle apparenze, con una cassetta e un pizzico d'ingegno. Sai cosa qui? No. La voce di Massimo, l'ho montata, hai capito? Qui ho scritto tutto quello che tu devi dire nella falsa conversazione telefonica, capito? La voce di Massimo e tu che dici questo. Ok, quindi io parlo e poi si sente Massimo, sì? Che dice quello che vogliamo fargli dire. Esattamente, io farò in modo che Flora ascolti questa conversazione. Ovvero tu chiami dal tuo cellulare, per finta, qui a casa. Al secondo squillo tu rispondi. Pronto, pronto? Quindi io chiamo e rispondo dall'altro lato. Certo, certo. E Massimo sta per uscire. Nell'esatto momento in cui lui esce, prendo Flora e lei ascolta la falsa conversazione. È il momento giusto, sublime, perché accada. Capisci? Sì. Stai tranquillo. Andrà tutto bene. Muoio dalla voglia di vedere la faccia di Flora che ascolta questa conversazione. Saranno contenti, Asino, mozzarella. Flor, vieni con noi a mangiare la pizza? Sì. Stavi uscendo? No, stavo piegando il giacchetto, poi ho sentito dei rumori e ero sicura che eravate voi. Senti, noi andiamo a chiedere a Massimo di non castigare sì. I bambini. Sì, non è possibile, hai visto come sono rimasti male. A loro non dà retta, ma noi due ci ascolterà, sì. Vedrai. Sì, no, non andate a parlargli, perché, diciamo, sì, potrete parlargli, però non ancora, adesso no, non è in casa, è uscito da poco e quindi... Comunque non preoccupatevi, perché non sta contro di loro, è molto buono, nonostante... Che? Nonostante che? Niente, no, lasciate stare, no, non preoccupatevi, davvero, andate a tranquillizzare i bambini e io... Dico, se casomai lo incrociassi, cioè non adesso, anche domani magari... Va bene, Flor, con Massimo va tutto bene, però non deve difendere le streghe, perché non gliela perdoniamo, va andiamo. Bene. Allora andiamo. Sì, 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 avete prendo ragione. Quella alla mozzarella di bufala, eh? Prima chiediamo a loro. Flor... Flor, non posso ora. Sono uscire, un momento, urgentissimo, devo andare a... Vado a provare, è venuto un norvegese che vuole sentirci suonare, quindi... Flor, te lo chiedo per favore, ho una cosa, ci un nodo in gola, per una favore. Ci sono grande, per favore, Lorenzo, faccio Flor, tardi, devo andare. Sono angosciato, ti Lorenzo, prego, in ginocchio. Devo andare, davvero. Flor, sto pensando di suicidarmi, dammi solo un minuto. Che? Ascoltami. Che ti è successo? Lorenzo. Ciao Massimo, Flor si è resa conto di nulla. Lo sai che sta sempre sulle nuvole. Poverino, se sapesse quante cose abbiamo fatto insieme. Se sapesse da quanto tempo ci conosciamo. Mi hai aiutato a tradire Federico e mi mancano molto quelle notti. È molto tempo che non stiamo insieme. Mi manchi, ti voglio vedere. Aspettiamo, forse manca poco. Continuiamo così, va tutto bene. Hai ragione, ti adoro. Anch'io ti voglio bene. No. Che succede? No, che ti non prende? Può essere. Flor, Flor. Molto bene. E adesso la videocassetta.